www.containerradio.it. Siamo con lo Strego per il premio Beatrice. Intanto, piacere di conoscerti, naturalmente benvenuto a Container Radio. Piacere mio, ciao a tutti gli ascoltatori di Container Radio. Prima cosa che volevo chiederti è naturalmente cosa vuol dire quest'oggi essere qui, partecipare al premio Beatrice. Beh, un evento che ha un bello scopo in fondo, e quindi prima di tutto quello. Poi ci sono anche tanti altri partecipanti, comunque nomi importanti della musica italiana, e quindi per me è un onore essere in mezzo a questi qua. Certo. E cavolo. Beh, tra poco inevitabilmente parleremo ovviamente della tua esperienza recente ad Amici. Prima di tutto però volevo chiederti come nasce lo Strego. Nasce pian pianino, diciamo, scoprendo un po' se stessi e scoprendo un po' quello che gli altri vedevano di me, e quindi tutto, diciamo, a un certo punto si trasforma e diventa un pochino più oscuro, ma anche un po' più ridicolo e un pochino più buffo, ecco. Beh, Nicolas, parliamo di Amici a questo punto, ormai è passata qualche settimana dal termine di questa esperienza. Volevo chiederti, a mente fredda, com'è stato parteciparvi e cosa ti ha lasciato? Allora, sicuramente Amici è una bellissima opportunità che non mi aspettavo mi capitasse, data anche un pochino la mia età. Infatti ero un pochino il più vecchio all'interno della scuola, no? E è stato sicuramente una grande occasione. Ringrazio anche il programma per aver creduto in quello che era un genere non propriamente convenzionale, diciamo, non propriamente quello che si sente alle radio, ecco. E che dire, comunque io sono contento, anche se magari nella fase serale la mia esperienza non è durata tantissimo. Comunque ringrazio per questa grande possibilità. Beh, una domanda che ci chiediamo ovviamente un po' tutti: vi siete chiariti poi con Morgan? Ma io non ho più parlato con Morgan. Cioè, perché purtroppo non è che, cioè, non c'è poi questo rapporto fraterno all'interno di quel contesto, no? Quindi è comunque un rapporto lavorativo. E alla fine del programma no, non ho più avuto occasione di sentire Morgan. Magari avessi occasione di sentire Morgan, perché comunque è comunque un artista che io ho sempre stimato, quindi da parte mia a livello artistico non c'è nessun tipo di rancore. Beh, tutti noi ci siamo appassionati alla tua musica, ai tuoi personaggi. Volevo un po' chiederti a che cosa stai lavorando, se stai lavorando ad un album adesso. Sì, sto lavorando a un EP che uscirà a inizio luglio, quindi fra poco, e dove ci saranno, senza svelare troppe cose, però ci saranno alcuni brani già sentiti e alcuni no. Okay. Ecco, diciamo così. Quindi qualche piccola anticipazione intanto ce l'ha già data, devo dire. Diciamo che adesso è uscito in anteprima il nuovo singolo che anticipa proprio questo lavoro, che si chiama La Popstar, che inizierà, diciamo, con la programmazione radiofonica a partire da lunedì. Da lunedì, non so quando andrà in onda questa cosa, però da lunedì. Beh, diciamo, noi stiamo registrando questa domenica 18, quindi ecco, esatto, quindi fra pochissimo sarà in programmazione radiofonica questo singolo, e stasera lo presenterò proprio qua al premio Beatrice, insomma. Quindi bellissimo, un'anteprima. È sempre un problema presentare delle canzoni che il pubblico non conosce, perché poi il pubblico rimane un po' inebetito e si chiedono: ma questo cosa sta facendo? Ecco, stasera succederà questa cosa probabilmente. Beh, quindi siamo curiosi di sentire la tua canzone. A questo punto ti chiedo, domanda classica: come fare per rimanere in contatto con te a livello social? A livello social c'è di tutto e di più. C'è la mia pagina Facebook, quindi potete cercare lo Strego su Facebook, lo Strego Official su Instagram, lo Strego Official su Twitter, e in generale potete cercare lo Strego sulla rubrica telefonica. Perfetto, quindi facilissimo rimanere in contatto con te. A questo punto andiamo ad ascoltare il tuo nuovo singolo, e devi sapere, c'è una sorta di tradizione a Container Radio. Alla fine delle chiacchierate con gli artisti chiediamo sempre ad ogni artista di autopresentare il proprio brano con un saluto per i nostri ascoltatori. Lo chiedo anche a te, ovviamente. Allora, per Container Radio,
la pop star di Lo Strego, la solita hit estiva. Grazie mille. Niente. www.containerradio.it